Considerando gli attuali parametri del mercato del reddito fisso, la nostra decisione è stata quella di ridurre sia la duration che l'esposizione al credito. In generale, i fondamentali ci dicono che il reddito fisso non sarà in grado nel prossimo futuro di fare altrettanto bene rispetto al recente passato. Questo è sfidante sotto molti aspetti ed è anche il motivo per cui abbiamo scelto di offrire agli investitori nuove soluzioni caratterizzate dall'aggiunta di un'esposizione al mercato azionario che sia in grado di migliorare l'aspettativa di rendimento senza compromettere il profilo di rischio. Credo che oggi i rischi siano ugualmente divisi tra la prospettiva di spread più alti e quella di più alti rendimenti. In molti casi vedo una sottovalutazione del rischio di innalzamento degli spread e penso che nel contesto economico che andiamo ad affrontare sia invece molto rilevante, visto che nella fase attuale siamo a livelli molto bassi. Credo che l'ammontare di rischio sia molto più bilanciato tra questi due fattori rispetto alla generale convinzione presente oggi nella comunità economica internazionale.